La serie di Monster Hunter vi farà vestire i panni di un giovane cacciatore di mostri che, grazie al tempo e soprattutto all'esperienza, riuscirà a crescere e a diventare sempre più temibile, capace di affrontare anche i nemici più coriacei. Caratteristica fondamentale di questo prodotto è da sempre la strabiliante accuratezza con la quale gli sviluppatori si sono concentrati su ogni singolo nemico e sulla possibilità di attuare diverse tattiche in base al proprio equipaggiamento. Uno dei primi tagli netti che Monster Hunter 3 compie rispetto al passato è l'approccio iniziale del prodotto. Questa volta il team di sviluppo ha optato per una linea che definiremo più soft, in quanto attraverso training ed un completo tutorial vi sarà svelata gradualmente l'arte del combattimento, a partire dalle sfide iniziali molto più abbordabili rispetto al passato. Oltre alla caccia saranno inoltre presenti elementi strutturali aggiuntivi che spazieranno dalla possibilità di costruire ed arredare la propria abitazione, fino alla sana e fortificante pesca, senza tralasciare l'esplorazione di apposite aree sicure al fine di ottenere preziosi materiali per costruire le proprie armi. Tutto questo potrà essere svolto singolarmente oppure insieme ad amici, sfruttando la Wi-Fi connection. Per il mercato europeo si è pensato infatti di strutturare in maniera specifica le funzionalità online del gioco, in modo da agevolare la formazione di un party e sfruttare la modalità cooperativa di Monster Hunter 3. Sembra infatti che il villaggio di Loch Lach, l'ambientazione destinata a raccogliere i giocatori di tutto il continente, sarà liberamente accessibile. Qui questi ultimi potranno incontrarsi, parlare, unirsi in party e decidere di partire per una nuova missione, il tutto senza dover scambiare lunghissimi codici. Inoltre il gioco sarà pienamente compatibile con WeSpeak, la periferica che abilita la chat vocale all'interno dei giochi per la console Nintendo. Aspetto ancora da delineare sarà la presenza o meno di un canone di pagamento, sembra che la questione sia ancora in fase di discussione. In Monster Hunter 3 ogni singolo essere vivente che incontrerete sarà caratterizzato non solo da particolari caratteristiche fisiche, ma addirittura da uno stile di gioco unico. Studiare la tattica migliore al fine di avere la meglio sul drago di turno sarà un'impresa più ardua del solito, in quanto non saprete di preciso a cosa andrete incontro se non durante il combattimento stesso. Ognuno dei mostri presenti avrà un complesso rapporto con il mondo circostante. Capiterà infatti che due razze di mostri diversi comincino a lottare tra di loro, o al contrario, altri potranno chiamare alleati capovolgendo improvvisamente il rapporto numerico tra le forze in campo. Altre differenze rispetto alla versione giapponese sono tutta una serie di armi ed armature inedite, scaturite dalla fervida immaginazione dei fan ed inserite nel gioco finale. Altra novità rispetto al passato sarà la possibilità di combattere sott'acqua. Questa opportunità amplia ulteriormente lo spettro di prede cacciabili, oltre che le dinamiche di combattimento, che vedranno i mostri muoversi differentemente sulla terraferma o nelle profondità marine. Infine citiamo il simpatico Cha-Cha, questo strano esserino vi accompagnerà nell'avventura in singolo e vi aiuterà in diversi frangenti di gioco. Grazie a maschere intercambiabili sarà possibile variare le sue abilità, a seconda delle esigenze. In una buia caverna vi rischiarerà il cammino, mentre contro un mostro agirà da comodo diversivo. A differenza di quanto temuto, abbiamo potuto osservare come l'hardware Nintendo sia stato portato ai propri limiti attuali, offrendo un prodotto molto valido dal punto di vista tecnico, che riesce a ben figurare anche sui moderni pannelli LCD. Passando al sistema di controllo, il gioco sarà disegnato per supportare pienamente il Classic Controller Pro. La mancata implementazione di tutte quelle caratteristiche che hanno reso famoso lui rappresenta l'ennesima sfida di Capcom all'utenza più hardcore della console Nintendo, non sempre ricettiva a questo genere di giochi. Il controllo riesce comunque ad essere confortevole e raramente vi ritroverete in difficoltà grazie alla semplice interfaccia di gioco e alla velocità di risposta dei vari personaggi. Aprile sembra ancora lontano e la voglia di provare la versione europea di Monster Hunter 3 è molta. La possibilità di scegliere di affrontare l'avventura con un approccio più casual, unita alla profondità del gameplay, accontenterà sia i fan più assidui sia coloro che per la prima volta si avvicinano a questo brand. L'hardware del Wii riesce inoltre a fare bella figura grazie a texture ed effetti di luce degni di nota, che difficilmente avremmo creduto di poter vedere sulla console Nintendo. Inoltre, le novità annunciate per il mercato europeo completano l'offerta, sperando in un gioco online senza costi aggiuntivi. A presto con ulteriori novità.